Ed eccoci alla finalissima di questa nona prova del 21° campionato italiano. Abbiamo due atleti veramente in forma oggi che hanno dimostrato di essere altamente sul pezzo. Siamo entusiasti e anche molto curiosi di vedere quale sarà l'esito di Ah, sì. questa finale. Intanto vicino a me nel commento, come sempre, come già sapete, Gianluca Nascimbene. Ciao Gianluca. Buongiorno a tutti. Ma io avevo una considerazione, quanto è bella Salerno. È bellissima, è Stavo bellissima. guardando il video. È bellissima, tanto, tanto bella la città quanto la sala che Certo. ci sta ospitando. E adesso abbiamo gli atleti che stanno aspettando il via da parte della RAI, come sapete, ci guarderete dopo in registrata, quindi in questo momento la diretta viene trasmessa sull'altro canale, mentre noi stiamo commentando su YouTube. Sì, la Rai con il commento a cura di Enrico Enrico Cattaneo Cattaneo e e Massimo Guggiola. Uggiola. Tanto tiro per l'attribuzione della biglia bianca. Sì, Adesso sta tenendo il mio pronostico. sì, sì. No, ma sono curioso perché sai di cosa sono davvero curioso? Al di fuori dei pronostici per gioco. Dello scontro di due scuole. Sì, bravo, bravo. Pensa che ci stavo ragionando, intanto sembra caria. Ci stavo ragionando prima, proprio, ma credo che sia anche una gran bella cosa il fatto di Eh sì, eh vedere. sì. È un po' come vedere due stili di combattimento diversi, no? Sì, esatto. Che si scontrano con caratteristiche completamente diverse. Io sono curioso di una cosa. Tanto tanto di vedere che tipo di approccio farà Massimo Caria a questa partita, a parte il fatto che chiaramente dovrà cercare di tenere a bada, perché Sì, tenerlo al guinzaglio sicuramente, perché il braccio di sappiamo. Davide Rizzo va legato, Esatto, se sappiamo che non no. gliele devi far vedere, altrimenti ti punisce ferocemente. Sicuramente, conoscendo le caratteristiche del suo avversario, cercherà di sfruttare la sua esperienza per metterlo in difficoltà Sì, il più possibile. terrà probabilmente le forze basse, lo attaccherà nel misto, cioè cercherà proprio di tenere il gioco nel misto, almeno così penso, che è un po' caratteristica di Massimo Caria in genere, ma a maggior ragione quando affronta colpitori di questo calibro. Massimo Caria in questa prova di primi della classe, diciamo così, ne ha fatti fuori ben due, e che Sì, due, Andrea Agnello è Quarta quarto, e sì. Michelangelo Agnelli. L'intervista che ha fatto prima con te mi ha fatto capire comunque di un Caria tranquillo per aver salvato il suo posto nei professionisti, siamo al 14° anno consecutivo, quindi non ha più tanto da chiedere se non quello di vincere una prova, che è un risultato che si meriterebbe, come ho detto, che gli manca, e di conseguenza ha detto sono tranquillo, cioè Sì. cercherò di giocare, e questo. Sì, che è una cosa fondamentale, soprattutto quando si deve affrontare una finale. Ecco, speriamo per lui e per noi e per lo spettacolo anche di chi sta guardando, per chi sta guardando, che non cada nell'errore di accontentarsi del risultato già ottenuto. Da come parlava, secondo me ci tiene al Sì, primo posto. certo. Quindi. Al primo posto, secondo me, Milena, ci tengono tutti. Quindi. Sì, diciamo che la determinazione vera e propria sarà quella che farà la La differenza. differenza. Intanto poi comunichiamo anche agli amici che si sono domandati come mai l'abbiamo chiamato Terminator. Ci facevano presente che Terminator era di solito il soprannome di Nocerino, ma confermiamo che in realtà la primissima persona a cui era stato attribuito questo soprannome era invece proprio Massimo Caria, Sì, nei tardi anni Ottanta. che lo confermava anche a me recentemente in una chiacchierata che abbiamo fatto. E Cioè, quando è venuto successivamente. fuori il film Terminator, a dire il vero, no? È lì che hanno preso, che poi è Esatto. stato invece con l'avvento di Telepiù, quindi dal 92, no? È venuta fuori la famosa pubblicità, sono Terminator, il chilo dei birilli, e poi questo soprannome è diventato appannaggio del compianto di tale Nocerino, se non. Esatto, e da lì poi dopo è arrivato il soprannome Il Carro Armato, e quindi diciamo che c'è questa convinzione errata che il
il termine Terminator appartenesse solo ed esclusivamente no, era nato in questo senso, quindi poi l'abbiamo chiamato così anche per un rispetto delle origini, no? Sì, certo. Poi è stato ed è da sempre un po' il Conte Max anche, quindi. Allora, andiamo sul biliardo. È cominciata con una nota ancora un po' fortunosa per Rizzo, un rimpallo su un pallino gli ha portato in dote, se non erro, 11 punti. Non si salva Caria, traversino abbastanza agevole per Davide Rizzo. Che giustamente ne approfitta dell'occasione lasciatagli da Massimo Caria. Anche per Davide Rizzo una gran riconferma come primo della classe, diciamo che fa valere il suo ruolo di campione del mondo conquistando la seconda finale di questa annata doppia. Sì. E quindi un plauso appunto a chi magari potesse dubitare delle doti del campione del mondo, appunto. Ha ampiamente dimostrato di essere completo e quindi intanto al giro Davide Rizzo intercetta il pallino da 3 e si porta 22 contro i 10 di Massimo Caria. Il calcio veloce dalla lunga Massimo Caria che realizza 8 punti, vediamo come finiscono le biglie. Una giocata di 2 passate e mezzo, vediamo se riesce a bilanciarne la corsa e sembra proprio ci sia riuscito. Vede qualcosa della palla. Vediamo, prova con... Ma se vede, vede qualcosa di per una roba di tipo girovolante così, ma poi la guardi, va di calcio. Sì. Va di candela. Parlavamo dei nomi, dai uno diciamolo, un nome perché è curioso. Toscano, sai come si chiama in Toscana il calcio di candela? Il calcio di dirittura. Questo non l'avevo sentito. Ma la prima volta che l'ho sentito io. La prima volta che l'ho sentito io mi venne da ridere proprio appena arrivato in Toscana. A Firenze per la precisione, tira il calcio di dirittura. Dico, cos'è questa roba qua? E nel frattempo abbiamo visto diciamo che il pallino ha stoppato la corsa della biglia di Massimo Caria, fermandola dietro il birillo. Diciamo che adesso effettivamente le note, le sfumature per Davide ci sono e per carità succede quando giochi bene, ti va anche bene. Quando si dice il biliardo magari vuole te, perché questa... non l'avevo mai vista, c'è cioè una palla che inchioda lì. Mandiamo il replay, ce lo facciamo mandare dal nostro Fabian. Dal nostro Fabian. Intanto Davide li butta giù. Tutti. Tutti. Guarda dove ha messo la propria biglia. Sai, se quando le fai bene così le fai bene e quando le fai obiettivamente male le fai bene lo stesso. Sì. Non me ne voglia Davide perché sì, sono un ragazzo assolutamente squisito, però intanto Caria che lunga. Aveva giocato su questo pallino. Sì, guarda lì, guarda, stai attento, tum, voilà. Questa. Ragazzi, poi tra l'altro succede... il pallino gli ha detto anche vai a colla da battente, quindi succede ogni tanto di essere agevolati, ogni tanto di essere ostacolati. In questo caso a Massimo è successo di essere ostacolato, sì, e a Davide di essere agevolato. Poi magari tra qualche tiro succederà l'opposto, quindi non si può prevedere. Intanto vediamo questa biglia, se riesce a non impallare. E riesce a evitare il rimpallo, ma nonostante questo si apre tanto. Guarda che forza che gli aveva trovato Massimo. Grande palla questa. Realizza 4 punti. Ha preso solo la testa del filotto, tra l'altro. Realizzati veramente con tanto ingegno.
Eh sì, questa non era semplice, c'era praticamente un punto palla soltanto, anche perché doveva aumentare il colpo dovendo diminuire la forza per trovare la sponda lunga che peraltro non ha trovato. Però Intanto il punteggio 46 a 28, quasi 20 punti di distacco, quasi 18. Caria. Di due sponde, un'ottima presa di palla, grande uscita, specialista assoluto in questo tipo di esecuzione, ma ancor più dall'esecuzione di una sponda corta soltanto. Vediamo. Sponda biglia di parabola con taglio a favore. Grande passaggio, ci vuole, Non è. serve il cane lupo per No. tirare una palla del genere. Infatti, stavo dicendo, non era affatto facile a guardare loro, sembra, ma Sì. Giro non lo è assolutamente. per Caria che impatta, qui impatta grossissima la palla avversaria, qui Massimo si aspettava di scartare, quindi andare contro la direzione dell'effetto Ed è e stato più sullo stretto di la proposito. miri proprio di proposito piena perché chiaramente pensi, ti aspetti di scartarlo. E invece è andato dritto come un fuso e Sì. quindi avendo la mirata più piena l'ha presa come Gli è aveva andata mirato. dritta la palla, non è andata controeffetto per colpa, tra virgolette, per colpa sua, nel senso che se fermi il braccio tirando e velocizzi la palla va verso la direzione dell'effetto, quindi curva, se invece affondi la steccata la palla va controeffetto. Certo. Quindi a lui evidentemente è partita, nell'idea voleva tirare una steccata lunga proprio per E invece spostare la adesso è partita più battente, secca. è partita più secca e la palla è andata dritta. La mira è sempre in funzione del taglio e della steccata che vai a dare. Sì, è pazzesco, certe volte si pensa di aver fatto tutto ciò che si deve fare per prendere la biglia perfettamente dov'è e poi quando tiri vedi che succede Esatto. tutt'altro e tu ti gratti la testa e dici Cos'è successo? E intanto qua Rizzo in qualche steccata con una splendida sventaglina unita allo sfaccio precedente, questa non era per niente semplice, perché poi qua, quando le tira le fa anche belle. 1-0, replay del tiro di chiusura e pubblicità per noi. Inizio del secondo set, Siamo 1-0 per Davide Rizzo che sta aspettando il segnale per poter eseguire il tiro d'apertura. in registrata noi, quindi in questo momento c'è la diretta a cura di Rai Sport e ci sarà evidentemente la pubblicità, quindi stiamo aspettando che già ai giocatori venga dato il segnale di riprendere l'incontro. Questo è un set che è durato veramente poco. Sì, è stato 8 minuti e 19 ci dicono dalla regia, grazie Fabian. Quindi poco più del primo set con Marco Lin che era 7 minuti e 59, ti ricordi? Quindi veramente set solo qualche secondo curioso. in più. Sì, è stato un set dominato un po' da episodi. Vediamo adesso come proseguirà lo svolgimento della partita e speriamo per tutti noi che duri un po' di più ogni set, Certo. in modo da goderci uno spettacolo un po' più prolungato. Sì, c'è da dire che poi a dispetto di un paio di palle obiettivamente fortunose di Rizzo, due e mezzo diciamo, però poi ha tirato fuori quando ha battuto davanti, ha fatto il perfetto. Quindi. In questo caso qua non c'è No, gara, no, come no, no, abbiamo si dice. visto un massimo, perdonami la ridondanza, non al Non al massimo. massimo, sì. E quindi sicuramente ha tutto
tutto ciò che serve per ostacolare Davide, sicuramente, però nel primo set effettivamente qualche sfumatura. Ah, sì, anche perché quando ti parte così, cioè, quando ti parte così l'avversario, ripeto, giocando bene e con un chiaro vento in poppa, un po' per tanto che tu possa avere un grandissimo carattere, insomma, un po' evidentemente ti dà noia, no? Quindi, destabilizza un pochino, sì, bisogna avere un grande stomaco, come dicevi tu prima. Sì, e Massimo c'è la grande, però. Parlando di Davide, ti ricordi? Sì, sì, caratteristica di Rizzo. Siamo all'apertura, quindi, del secondo set. Poi, tra l'altro, secondo me, Davide, con la conquista del campionato del mondo, ha proprio maturato anche consapevolezza dei suoi mezzi. Cioè, ha capito forse ancora di più di quanto bravo può essere a giocare a questo gioco. Una maturazione, certo. Ma infatti quei tipi di titoli hanno una doppia valenza, che veramente si sviluppa a seconda di come le prende la persona. Se una persona le prende in modo costruttivo, fa in modo che, come dicevamo ieri di Caratozzolo, sia un punto d'inizio e non un punto d'arrivo. Certo. Se invece uno la prende dalla parte dell'ego, allora rischia di cadere nella trappola della presunzione, di pensare di non avere più niente da imparare, o comunque poco ancora, e ti porta spesso poi nelle competizioni successive a fare disastri. Abbiamo visto campioni, dopo aver conquistato un titolo, spegnersi come delle candele, non fare più niente nelle gare successive, comunque metterci un po' prima di ritornare a fare dei risultati da podio. Esatto, sì, sì, assolutamente. Bella uscita di Caria al volo di una sponda, come ti dicevo, una sua specialità della casa. Sì. Tanto 0-0. Rizzo, angolo di prima, pallina. Angolo 4. E pallina questo 4. Capolavoro. Caspita. Sì, sì. Caspita. Capolavoro. Sì, perché sei abituato a vedere l'andamento della battente dopo aver battuto l'angolo da questa parte. Lo vedi girare di là e dici, aspetta un attimo. Questo è proprio bello, un bello, tiro bello, 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 bello. Tra l'altro, giocato così sul pallino, il pallino si può anche usare anche su un errore, proprio in chiave difensiva. Puoi realizzare 4, puoi realizzare i birilli anche senza il pallino, ma il pallino gli mischia sempre un po' le carte all'avversario. Pallino che realizza anche Caria, sì, sul pieno della palla che si appoggia all'avversario. E realizza 4 punti. Vediamo cosa sta studiando Davide. Semplicemente un... Ah no, è riuscito anche a trasportarlo. Bravissimo, bravissimo. Intanto l'impatto col pallino e la battente hanno prodotto questa messa. E qua ci va di Garuffa. Caria, Garuffa sparata nel centro del biliardo. E qui siamo a un altro episodio che è già successo, la corta soprattutto da, no, ma anche dall'altra parte. Le corte hanno la tendenza abbastanza comune sui biliardi poco battuti di trattenere poco. Sai che è stato più sovente però da questo lato, questo, scusate, in basso a sinistra, e dall'altro in alto a destra, dove abbiamo visto sbagliare maggiormente i tre sponde. Sì. Questo invece è stato quello che abbiamo visto mangiare, sbagliare maggiormente le garuffe. Ma ci sta, le sponde non trattengono nello stesso modo. Sono vive. Sì. Sono vive. E intanto, sì, con l'errore di Caria, il set è andato subito 25-4 in favore del campione del mondo. Giustamente l'errore è stato pagato caro. Sì, al giro di ricognizione. Ragiona cosa... Vediamo. Intanto un particolare sul puntale. Ha giocato sul pallino. Sì. Ha cercato di percepire se ci potevano essere sviluppi su quel pallino.
ha deciso in questo senso. E sfaccio. Sfaccio per Davide Rizzo. Che non si lascia scappare questa opportunità sicuramente. Invece questo è da manuale del biliardo, pagina 7, capoverso 8. Questa è proprio perfetta, perfetta. 10 punti e biglia a posto, 35-7. Caria, alla ricerca del salvataggio di 2 a mo' di 3. Non stiamo vedendo un massimo con 100 coltelli tra i denti. No, in questo momento no, evidentemente. Il primo set gli ha dato particolarmente noia. Sì. Giro ammortizzato a morire sulla lunga, sfruttando la posizione del pallino. Su un colpo di eccezionale qualità. Qui veramente... che gli vogliamo dire? Senti, tagliati il braccio, prestacelo, eh? Ci sarebbe una cosa tecnica, da poter dire. Guarda, intanto Caria che risponde. La cosa che si potrebbe dire è anche meno, nel senso che a quel punteggio lì non serviva la steola. E tra l'altro, se lui avesse dato la forza della corta, avrebbe fatto il tiro, perché tirandolo piano con la forza del pallino e della lunga, quindi riducendo la forza, il giro automaticamente si è chiuso. Se avesse dato la forza della sponda corta, si sarebbe anche aperto. A questo punteggio non ti serve mettere una palla dietro al pallino. Certo. Guarda caso, il biliardo al tiro dopo, nonostante comunque un'ottima rimanenza, gli ha fatto pagare 10 centro a centro. Io a questo lato vivo del biliardo ci credo, sinceramente. E nonostante tutto si è salvato ancora bene, perché qui sì. È una notte, è merito questo. Vediamo se gliela incastra la massimo, se apre la posizione, secondo me appoggia. No, no, guarda. Allora c'era più spazio. Che bella forza che ha sì. Questa biglia, sì. Che bella forza. Addirittura leggermente abbondante. Caspita. Sì, vabbè, ma è corretta. Sembrava corresse un pelo meno, È corretta questa si butta in fondo, sì. Poi staremo a vedere. Anche perché 40-15. Massimo lo sta invitando a tirare per vedere di procacciargli un errore. Che arriva, perché non riesce a evitare il rimpallo. E vediamo se Massimo riesce a sfruttare questa occasione. Quel pallino, aspetta. No, il pallino non è sul giro. Vediamo cosa decide di tirare. Ma penso sia monoscelta qua, sai. Il giro a tornare indietro. Non penso ci sia tanto altro. Bravo. Bravo, Max. E lo centra in pieno. 6 punti a parificare le biglie sulla sponda corta. 21-40, set ancora giocabile, dipende da questo traversino. Traversino di prima a diagonalizzare non realizza, è un pelino allegra forse, un pelino troppo... Per me... Un pelino. Per come mi piace a me quel traversino lì è corto. Ah sì? Sì, io le butto in corto. Butto la palla in corta, gioco a battere la corta, mettermi al 20 con la mia, a lasciare quella famosa messa a vista, perché non è raro pagare. Intanto guarda, scusami, lo striscione di Massimo. Ti dicevo, su quei traversini di mezzo colpo, sì. Non è raro pagare bricol, cioè pagare un qualcosa di discretamente comodo. Se paghi bricolla senza fare i birilli addirittura poi ci rimani male. Quelle posizioni dove la tua si può spostare dalla buca, quindi dall'angolo, se no paghi scatolino. Giochi semplicemente una forza un po' più abbondante a fare il traversino, battere lunga e mettersi in corta. E lasci questa brutta rimanenza. Rizzo attacca di angolo di seconda. Parte una fucilata.
e arrivano adesso 6 punti. Anche qua sono arrivati di ingaruffata, l'angolo di seconda a ingaruffare, penso che il tiro era fortissimo, quindi penso sia stato da... Ma infatti quello che ti volevo chiedere era, vista la forza, dovrebbe essere, no? Tanto guarda che bello sponda di Massimo Caria che realizza 6 punti. Si scompone, 6 punti. Sì, è lì. Bravissimo anche Massimo. C'ha un idrovore al posto del cuore, Caria. Tanto vediamo il replay. 11 punti tra il campione del mondo e il Conte Max. Parabola di Rizzo. Diamo la forza. Leggermente lunga. Penso possa avere qualche spazio di manovra sulla sponda lunga, Massimo. Ideale sarebbe se ce l'avesse di taglio contro. No. E allora lo gioca di due passate di effetto buono, cercare la messa di traversino dall'altra parte. Eccola qua. 4 e vediamo se riesce. No, mi sa che non toccherà il pallino. Passa vicino. Presa un goccio scarsa, se la prende leggermente più piena e fa la fila, fa proprio la messa mortale. Bella palla anche questa comunque. Adesso diciamo che Massimo sta cominciando a fare pian pianino sempre più il suo gioco, quindi pian piano vediamo un po' anche trasformare certo. L'andamento del set. Rizzo, giro ad andare avanti, anche lui sul pieno, è un po'... Allora, questa cosa qua anche a Massimo si è legato prima questo giro. Sì, no? sì. Questione oraria, quando il biliardo si inumidisce ha più attrito e l'attrito sposta di più le palle verso la direzione dell'effetto, invece il biliardo secco, che scivoloso, ecco, diciamo così, le sposta contro effetto. Ecco perché queste prese di palla stanno cambiando e come vedi, cioè se succedesse a uno soltanto, dice vabbè, succede a uno. È quello che dicevamo prima. Invece se succede a tutte e due. L'aumento dell'umidità crea attrito e cambiano proprio gli stacchi delle biglie, proprio l'uscita della palla, sia gli stacchi che l'uscita della palla dalla stecca come direzione. Intanto bricolla di risposta di Davide Rizzo che divide comunque bene le biglie. E bricolla per Max, tiro chiave in questo set. Che si stava impostando, poi si è rialzato, probabilmente ha avuto dei second thoughts. È stato sul largo per sfruttare anche la posizione del pallino in interferenza. Probabilmente bravissimo. È quello che ha osservato quando si è alzato. E ha ripensato. Sì. Io l'ho detto in inglese, mi è venuto spontaneo, second thoughts, secondi pensieri. Sì, un altro. Ripensamenti, comunque valutazioni postume. Magari diciamo. Abbassandoti, noti un. Sì. Prendi un secondo. Sì. Lui che nella sponda è. Questo è un tiro di grande strategia. No, assolutamente. L'avevamo annunciato in presentazione, stiamo parlando di due scuole, una avversa molto alla colpitura, al rischio, all'azzardo. Se e nonostante questa difficoltà, Davide è bravissimo a uscirne, realizza 6 punti e porta in fondo le biglie. È angolo, per Caria, a tenere la battente però nel quadrato superiore, darà la forza alla gialla della corta opposta. Per far allargare la traiettoria della contraria di natura. 2 punti per Massimo che si porta a 41 contro 52 di Davide. È partita corta questa. Sì. Giro.
Hai sentito il rumore delle biglie? Sì. Infatti anche, vedi anche Davide comunque ha la reazione giustamente cioè si vede che è perplesso. Non... Sì. È difficile, ma perché poi è difficile andare contro l'occhio, perché dovresti essere portato a mirare proprio la palla in un posto E non avere il che, minimo blocco quando... sì, che non sei abituato a mirare. Sì. E Difficile è quello di non fare parabola. far sì che l'abitudine non faccia da E quella è padrona. difficile davvero. Qui Perfetta. Caria fa tornare indietro il sole, l'ha fatta stretta questa palla. Striscio di mezzo colpo, scusate, avevamo una comunicazione dalla regia, striscio di mezzo colpo di Rizzo, bella esecuzione questa del siciliano. Come siamo al punteggio? Siamo 54 e 41. 41-54. Mi piace però vedere quando si prendono i loro tempi per ragionare. Sì, anche perché qua da ragionare c'è, cioè, è andato a vedere la 3 di calcio, infatti. È andato a valutare tutti gli impatti buoni. Forse lei. Quasi lei è corta, ancora è proprio rallentato tanto il biliardo. Massimo se l'ha fatto buono, questo pallino, ottima la forza, ottima, eh? Tanto lo vedete inquadrato, Massimo Caria, un bel primo piano regalatoci dalla nostra regia. Penso di sapere che cosa c'è nella testa di Massimo, perché me l'ha raccontato tante volte nel voler definire la strategia di una partita. Lui sta cercando di capire come legarlo in qualche modo, sta cercando le strade dentro di sé. Infatti c'è stata un'evoluzione, quindi comunque un cambiamento, un raddrizzarsi in corsa, no? Certo, anche su questo striscio hai visto che la palla non ha staccato, l'ha presa grossa, quindi proprio adesso ne abbiamo Sì, conferma. sì. Caria, 2-2, vediamo se ci sarà lotto di rientro. No, purtroppo no. La steccata era quella giusta, una steccata fiera per far rientrare le biglie. Anche la sua è condotta benissimo, Sì, guardate, sì. l'ha messa attaccata alla sponda corta. Sì, cioè, è stato qui veramente un atomo di effetto di troppo. Sì, stiamo parlando veramente di misure piccolissime. Me ti risponde biglia, mette stare. Vediamo. Bravo. Bravo, Davide. Rimpallo. Allora, io qui, vista l'esperienza di 2 giorni fa, chiedo. Sì, è stato nell'attacco. Il punteggio. Non è cercato questo rimpallo. No, 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 assolutamente no. Qui ha tirato i birilli. È stato sul tiro e quindi è più vicino, se stai sui birilli è più vicino al rimpallo. Comunque lo si vede Sì. dall'inquadratura che non era cercato quel rimpallo. 45-54. Qui è stato con 6 punti chiude, quindi è stato a chiudere fondamentalmente. 55-54. Passato in vantaggio Massimo Caria, entrambi manca il rosso. Tanto Davide si abbassa per vedere la porzione che riesce a colpire, sempre che riesca. Da qui non la vede o non la... Sì, la vede. Vediamo. Prova a vedere con lo Bisogna vedere strator. se la vede per che cosa, quelle biglie lì guardano un atomo di corta, quindi se passa da pallino. L'angolo? No, non lo so. Caricando qualcosa Vediamo, davanti. vediamo. Sembra che si sia deciso.
provato ad allargarlo di potenza, probabilmente con qualche idea di farsi buono anche l'ingaruffo di ritorno. Set point per Caria. Mano sul panno, biglie a 70 centimetri. Qui guarda, qui si è preso i tempi giusti, Conte Max. Ed è giusto che sia così. Sì. Fa benissimo. Sempre meglio metterci un secondo in più che un secondo in meno. A meno che non si sia strasicuri, ma l'attenzione viene anche dal tempo. E Caria chiude. Bravo Caria, vediamo che infatti fa un gesto di soddisfazione per aver portato a casa il secondo set. E portarsi è uno pari e pubblicità per noi. A tutte e due, tanto più bravo Davide Rizzo nella palla davanti. Intanto c'è ancora, vediamo la schermata, guarda che differenza tra il primo e il secondo set, 10 minuti in più. E ti stavo dicendo, intanto che aspettiamo ancora la pausa pubblicitaria della Rai, tanto più bravo Davide Rizzo sulle palle davanti quanto più bravo Massimo Caria nella gestione della partita. A Caria manca, secondo me, a Caria manca 5, quindi non è che gli manca niente. Probabilmente è vero che c'è un detto che si dice: la chiusura quando c'è bisogna provare a tirarla, e questo sta bene. Però insomma non era proprio così facile. A quell'altro, ripeto, manca 5, sì. Quindi se rischi magari di metterti mezzo bene, magari non te li fa 5. Sì, 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 sì. Però dico anche il contrario. Un giocatore con una risorsa di questo tipo ha difficoltà, penso, anche a rinunciare, perché vede facili tiri che una persona comune, biliardisticamente comune, sportivamente comune, che non è lui, perché stiamo parlando del campionato del mondo, fa fatica. Quindi, capisci? Sì. È difficile, sottile, facile dire, ripeto, qua si fanno delle considerazioni fondamentalmente, però bisognerebbe considerare, ma io se avessi il braccio di quello lì, la colpitura di quello lì, riuscirei a rinunciare. Sì. Lo capisco. Infatti quando sento parlare di scelte in senso assoluto, ci sono obiettivamente. Chiaro che nella gestione Caria ha fatto vedere come è riuscito in qualche modo a imbrigliargliela. Sì, perché in questo caso la testa sta battendo il braccio. Sì, adesso sono in questo caso stiamo dicendo. Poi, no, in linea generale, però tu pensa se ci fosse un giocatore ad avere davvero complete tutte queste caratteristiche, allora si giocherebbe tutti per arrivare secondi, perché non tutti hanno, ad esempio Massimo Caria, probabilmente lo sponde palla che ha rimpallato Rizzo, che ha dato il là alla, diciamo, al recupero di Caria, non lo avrebbe mai rimpallato. Intanto siamo ritornati in diretta. Sono partiti, stavano aspettando, come sapete, il via. Sì, non avevamo le immagini, chiediamo scusa, non avevamo le immagini a video. Sì, nel frattempo sono andati un po' di highlights, si sono goduti comunque. No, più che altro qualche non ci bel siamo tiro. Goduti la prima garuffa di Rizzo, eccola qua. Questi 6 punti, e vediamo nel two box, ecco, anche la risposta di Caria. Che qua lascia andare il braccio su questa stretta. No. Ci sta, c'erano 18 km e mezzo tra queste biglie qui. 6-0
proprio frutto della garuffa che avete visto nel two box in replay. Rizzo prova a sviluppare in seconda e terza questa palla, la inchioda sull'interno dei birilli. E la palla che va a trovare parcheggio tra il rosso e il 2. Qui Massimo si sta facendo qualche domanda, ma a cui troverà, penso, una risposta abbastanza chiara, che questa non si tocca. Ci prova di corta. Il pericolo è quel rosso lì sta in piedi o cade? È già stato in piedi, ma sai che la tocca. Mamma mia, è quasi andata meglio così. Con il pallino ancora inacchito, probabilmente è andata meglio così. E avrebbe pagato il fisso, però. Giro a disposizione di Rizzo, che non capitalizza più di tanto l'ennesima sfumatura fortunata. Eccomi, cosa mi sono persa? È un'altra cosina, un po' di Rizzo, un po' particolare. Ha tirato un filotto di seconda e terza, l'ha incandelata, ma la palla si è fermata a fine corsa tra il 2 e il rosso, incastrata. Dopo, no. Massimo non fa una piega. Mi piace questa cosa. Sì. A parte che io comunque, anche parlando di Davide, io non l'ho visto scomporsi, non l'ho proprio... No, infatti quando ho detto dello stomaco intendevo proprio questo. Rizzo sul pelo della palla a difendere, questa è bella. Piace questa tempra che hanno entrambi, mi piace molto. Io più che altro sono mostruosamente invidioso, dettaglio. Però... Se avessi seguito un po' meglio qualche consiglio, magari... Sì, no, ma questi, oltre a lavorarci sopra, questi ce l'hanno proprio... Sì, a parte che abbiamo fatto anche poco, diciamo la verità. Poi è arrivato il Covid e ci ha interrotto tutto, quindi... Parecchio. E onestamente parlando, abbiamo fatto veramente poco, quindi... Poi si partiva da una situazione piuttosto disastrosa, quindi... Sì. Però no, poi ci sono anche quei giocatori cosiddetti animali da gara, no? Animali sì, da gioco. Sì, certo. Questi ce l'hanno nello stomaco. Sì, sì, ognuno ha la sua personalità, come hai chi sta sul palco con disinvoltura, con naturalezza, e chi piuttosto si sparerebbe in testa per non mettersi sotto i riflettori. Cioè. Ci sono dei pianisti che devono prendere i beta bloccanti per non tremare. No, sì, è vero, prendono i beta bloccanti davvero, quindi... Vero, è verissimo. Fa parte del nostro carattere, quindi. Abbiamo parlato di stomaci da a uno stomaco enorme e ci sono anche gli stomaci da criceti. Da piccolo. Però ognuno ha le sue qualità, no? Sì. Però sono un bravo ragazzo. Intanto bella questa bricolla di Massimo. Non si possono avere solo difetti, sì, quindi. Assolutamente. Intanto tu dici a zero per Davide in questo terzo set, pareggio. E Caria comunque con santa pazienza di riaprire il gioco in difesa sulla mezzeria trasversale del tavolo. Rizzo addirittura di corta, di taglio contro. Una palla, mi sento di dire, alla Rocco Suma, perché lui è davvero un grandissimo fantasista in genere sul biliardo. Soluzioni sì, che a Rocco non ce l'hanno in tanto. Giocatore decisamente peculiare, anche con oltre alle soluzioni, un braccio
peculiare. Infatti, vedi che quello che dicevi prima è legato a questa cosa. In base anche al braccio che si ha, si fanno azzardi o si fanno o si hanno delle inventive che dipendono anche dai mezzi che si possiedono, no? Caria, di misurissima. Vediamo se riesce a passare il birillo. Sarebbe ottima. E così è. Qui ha un senso questa misura, sai perché? Ha guardato la posizione del pallino, perché gli leva almeno la strada del 3 per le 5 o del 5 sponde, almeno nelle intenzioni era questo. Sì. Ma vediamo. Infatti è che fa lì. Il sotto in sì, su, no, come l'ha chiamato? Corta, sì, il sotto in su era corta, questo è un corta lunga corta, però è corretto, esattamente. Vediamo il termine corsa delle biglie. Mi sa che andando avanti a fare queste dirette tra un po' poi dopo mi metti a posto. No, non a te, non mi permetterei mai. Però a forza di dai e dai con quello che pian piano sto imparando. Non è che ti sei preso un antagonista proprio, però te lo auguro. No, dico per arrivare a battere te ci vuole un bel po' di più di qualche diretta, questa intendevo. No, c'è anche meno. Voilà. Intanto bella questa stretta di Massimo Caria a depositare la battente nel centro della corta. Un'ottima manovra. Bella disteccata, questo scorrente ammortizzato. Sono proprio le sferzate belle da vedere, pulite, sì, con le corse giuste, le biglie che vanno dove devono andare. Non è soltanto i birilli che cadono, no? Ma il disegno nel complesso, disegno, la conduzione. Che nonostante la velocità rimane elegante. Sì. Esatto. Si fida, Caria. Sì. E ne ha ben donde, vediamo se rientra questa palla, capolavoro di Caria, capolavoro. Niente, nessun danno per fortuna, non li avrebbe meritati. Che steccato. Di pagarli. No. 10 punti per Massimo. Ecco il replay. Difficilissimo evitare questo rimpallo in terza, proprio dettata dalla posizione di partenza delle biglie. Qui se vogliamo una sfumatura adesso un po' fortunata nel rimpallo per Caria che aveva trovato difesa. L'abbiamo detto subito, no? Sì. Quando abbiamo detto una volta capita a me, una volta capita a te, sfumature favorevoli, sfavorevoli, che ci ostacolano, che ci agevolano ogni tanto, poi l'entità magari non è la stessa. Negli anni fai pari. Certo. Giro, vediamo se corregge la porzione, se riesce a leggere la porzione. Vedi? Questa volta l'ha allargato, riduce dall'errore di prima. È normale, questo è correttissimo, che giustamente, no, dici il campione, dice fammi vedere. Alla prima sbaglio, alla seconda posso anche non crederci, alla terza la prendo al contrario, sì, prendo lo striscio, sì, piuttosto. Sì. Quindi rifacendoci sempre quello di ieri, buona la terza, speriamo. Buona che... la terza, sì, ma guarda, buona la terza, hai proprio detto l'essenza della cosa, hai rilevato l'essenza della cosa. Quando si rimpalla uno spondabiglia, al massimo ne rimpalli due, proprio perché al primo tiri, rimpalli, al secondo non sei convinto e già lo spondibiglia dovresti essere già convinto al secondo e poi sono tutti dall'altra parte. Sì, ma anche come le garuffe spesso capita, la manchi sullo stretto o la peli sullo stretto puntualmente quella dopo, sì, e cedi dall'altra parte. Un'altra cosa bella. Se ti ricordi gli errori che fai, giustamente, certo, perché c'è chi non si ricorda il tiro che ha fatto prima, quindi... Certo. Un'altra cosa bella che la disse Cavalli, se non sbaglio, Maurizio Cavalli, che è una delle più belle voci in assoluto del biliardo come competenza, disse il gioco del biliardo, tanti anni fa glielo sentì dire, è tendenziale, cioè quando si fa un errore, ad esempio sullo spondibiglia largo, quell'errore rimane nella partita, cioè tendi sempre a farlo in quel modo lì. Ed è una cosa, a me fece molto riflettere questa cosa e la sentì, sì, in una delle prime sue cronache, che ero poco più che ragazzino, ho avuto 20 anni, 19 anni, quindi me la misi proprio in testa, dico, guarda che bella questa.
Sì. Perché fa parte un po' delle caratteristiche, no? Cioè, come abbiamo le caratteristiche nei pregi, le abbiamo anche nei Eh beh, difetti. certo. Quindi abbiamo dei colpi, come diciamo, la specialità della casa, magari Sì, abbiamo dei degli colpi che ci errori fanno schifo. reiterati perché. Oh, questa l'hanno inchiodata tutti. Quando l'aumentano per farla rientrare, l'hanno inchiodata tutti anche questa. E Qui intanto. obiettivamente gli è partita anche una fucilata Sì, al guarda anche nostro. la forza, sì. Intanto, se non sbaglio, 18 pari. 18-15 dovrebbe essere il 18-15, mi punteggio. sembrava di aver visto 18 pari. No, 18 pari. 18 pari, brava, hai ragione tu. Un set pari. Allora è davvero difficile da correggere questa porzione. Sai perché? Perché ti viene strano dover mirare scarsa una palla di giro ad allargare con la palla Sì, sponda che si allarga da sola. sono d'accordo. Devi andare quasi contro natura, praticamente. Cioè, devi snaturare il tiro, sì. Candela. Bella guarda, questa Pelino l'avevo vista. corta. No, la forza questa qui. La forza è proprio lei. Si tira un po' più corto del normale, ma Ma per non. prendere una diversa porzione, allora. Sì, diciamo che qua l'errore sulla palla è stato abbastanza vistoso, Perché se la forza è giusta, allora non lo è la porzione. lì sì, è sottilissimo come ragionamento. Allora, su quelle candele lì si diminuisce la forza perché la forza rende più grossa la porzione di palla da prendere, quindi diminuisce l'errore, quindi ti fidi un po' di più a tirare una forza sbagliata, diciamo, corta. Qui. Qui ha sbagliato il tiro, rimanere quando si sbaglia, rimanere di tiro fa parte del gioco. Te la fa pagare. Momento strano della partita Sì, comunque. Bisogna, il è cambiato biliardo, tanto adesso, è sì. Il cambiato tantissimo. biliardo te la fa sicuramente pagare. Non è convinto Davide, sta ragionando. Non vuole lasciare il tiro facile di sponda, caria. Poi dice meglio di così non si fa, e tiri quello. Cioè lui stava studiando il modo di levarsi da un tiro di sponda, diciamo schematico, che sarà probabilmente un 3 di calcio. Magari spostandolo, magari un 3 di calcio, ma spostandolo in una zona Sì. di minor tolleranza, quindi sul largo, no? Tanto 26 a 18 con questi 6 realizzati da Davide. Si è rivelocizzato perché questa palla sembrava ferma e è diventato più duro e quindi devono rirodare il braccio a questo tipo di reazioni. E qui Rizzo, un buon bottino, questi 4 punti proprio di 3 sponde di calcio. Bricolla per carriera. E a più 12 Rizzo, 30 a 18, 1 a 1 il computo dei set. E 2 punti per Caria su questa bricolla sullo sterzo del castello. 30 a 20 per Rizzo. Adesso la domanda di Davide sarà: e adesso come va su questo tiro? Vorrei vedere un fumetto. Ecco, queste sono le esperienze di gioco, perché è un ragionamento che. Guarda che quasi gliela mette Sì, nel è già castello, buona. Ah, è già eh. buona. Bravo Davide comunque a uscire da questa situazione. A volte si vede il fumetto, non ho la più pallida idea di dove tirare. C'è anche quello. Sì, è vero. È bello E questo intanto giro questo. di Caria, giro di scuola. Otto punti.
e si porta a 28 contro i 30 di Davide. Un giro di passaggio particolare dove si gioca ad andare sulla lunga invece che sulla corta, però c'è un segreto su quel tiro, che devi far fare una garuffa stretta alla palla. Se gli dai troppo colpo e fai lunga corta, no, vai in mezzo con tutte e due. Ah. E quindi è un problema che non fai la messa. Allora che cosa si fa? Si spinge di più per andare più verso la buca con la battente, con l'effetto a tenere la palla fa una sorta di garuffa, no? E diminuisci la forza dell'altra per trovare la diagonale che ha trovato Massimo. Intanto altri 4 punti confezionati da Massimo Caria di misurissima, e si porta a 32 contro i 30 di Davide. Come posizione è quella che è quando hai un angolo però impostato largo, sì, che è brutto, sì, sì, da chiudere, perché non hai la diagonale per chiuderlo, e è quella via di mezzo, e si gioca in questo modo oppure si rinuncia in luogo di un passaggio, ad esempio. Sì, sì, sì. La rinuncia italiana ai 60, e qui è caduto in errore su quell'angolo che stringe più degli altri. Ok, abbiamo deciso che quell'angolo gli stringe più degli altri. Faccio il pallino da 4 a tenersi sulla lunga per Caria. Qui arrivano adesso, forse no, guarda la bianca. No, ci passa vicino, vicinissimo al birillo, ma non lo abbatte. Sai Massimo che cosa voleva fare? Voleva fare corta lunga, non gli è partito, gli è partito troppo colpo, voleva stare sulla parallelo alla lunga, Colpo un po' sporco, probabilmente. E qui era corretta la scelta di Davide, vedi, per non farlo rientrare qua, era messo quasi così com'era il tiro, e ha giocato proprio sulla palla piena di botta per prendere il filotto di prima. La palla al limite si sarebbe incandelata sul filotto, ma non sarebbe rientrata. Si sfrutta l'aumento della forza proprio per non farla rientrare. Questo avviene sulla palla piena, se smezzi rientri chiaramente. Diamo la forza. Lunga, giro per Rizzo, guarda come ha smorzato la propria, sì, col colpo in testa, tanto colpo in testa, che solo il colpo in testa fa quello, fare quell'avvitamento, sì, vero? Poi, con la palla vicino a sponda, sì, sì. Caria ha visto che a incrociare non funziona, ha diminuito la forza, è stato sulla palla grossa a contenere la battente. Piccola, 6 punti di qualità. Sì, piccola sbirillata, comunque ci sta. Sì, quando vedi, era la domanda che mi facevi, come si fa sul biliardo che non rientra, non si tira l'incrocio, si sì, fa così. Sì, sì. Rizzo, smezzata, lascia grande distanza tra le biglie. Intanto 42 a 36. Caria si fida e ci mette sotto la stecca per questo giro, sì, a tutto biliardo in mezzo colpo. E qui la steccata, la rotazione non è proprio arrivata. Peccato per questa occasione sprecata da parte di Massimo, sicuramente non è rimasto contento nemmeno lui. Però trovo la scelta corretta, sai perché? Tirata a mettersi in partita. A 42 si tira, se ce l'hai, lì non è, si tira, certo, ma non fatelo a casa, nel senso. cioè, con un braccio esperto si tira perché? Perché a 42 se marchi 6 o 8 ti metti in partita. Certo, ti metti in partita e avanti. L'avanti è già avanti, ma esatto, è massimo. Più che altro che ti metti proprio a un tiro partita. Se fosse okay, avanti, ma con quel pieno, non si fosse messo in partita, probabilmente diventava uno spondebiglia questo tiro. Ah, tu con mettersi in partita intendi a un tiro partita, okay,
Ok, no, io credevo invece... Il rischio te lo prendi anche su un po' più alto se ti puoi mettere proprio a un tiro chiusura. Qui questo, gli ha fatto il capolavoro, cosa, questa ragazzi, è meravigliosa. Cioè, questa qui qua. Cosa gli vuoi dire? Niente, bravo. Ma bravo parecchio. Chapeau. Bravo parecchio. Veramente. Chapeau a Davide. Guarda che pallino di colpo che ha fatto. Anche qua corretta quella cosa che ha fatto Davide, perché? Perché si è messo 48 con questo tiro. Vediamo che cosa vedono le biglie, perché se vede, se vede l'angolo passa la raddrizzata. Eh sì. Sì, sì, passa la raddrizzata. Questo è l'allineamento delle palle. Questo è l'allenamento delle palle piene, per come... No, ma non la batte. Okay. Non la batte. Gioca ad appoggiarsi al pallino. Questa era roba dura. Qui però non, ho visto una cosa che non avevo mai visto in vita mia. Ho visto tornare al contrario. Ma infatti ti stavo proprio per chiedere se era normale o non avevo... Si è avvitata piena questa palla. Che onestamente mi sono detto, ok, magari non fa parte del mio bagaglio di conoscenze. No, meglio no, che... anche ma perché questa traiettoria non era contemplata. È andata a vedersi per il pallino e prenderlo in quel modo lì, aveva bisogno dell'effetto a destra, no? E lui ha cercato di dare porzione per fare anche il filotto. E lì è tornato indietro, ma piano non può tornare indietro così. E qui Davide tira fuori una roba maiuscola ancora, disseccata. E qui ancora un rimpallino, questa volta a favore. E si porta a 54, credo. Mi sembra di ricordare che fosse a 48, vediamo. Questa è doppia, perché gli ha messo anche il pallino, infatti anche Caria questa scuotendo la testa. Gli ha messo anche il pallino sul trasponde di calcio. 54, sia 46. Vediamo se tocca. Anche Massimo rimane perplesso, lo vedi? Sì, sì, qui. Guarda. Adesso facciamo tirare Rizzo, poi ti dico secondo me perché ha tirato così Caria. Rizzo, due ci sono e rimangono tali a meno che non arrivi la palla sotto a fine arrivano corso. arrivano adesso. Attenzione. Si è spostata all'ultimissimo. Chiuso, che thriller. Quindi 4 punti, perciò si porta a 58 e Caria non chiude, batte per 10. E Caria ha la possibilità, scomodo, però ha la possibilità. È difficile, guarda, però già il fatto che ritiri è già una cosa positiva. Sì, 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 decisamente. Qua deve mettersi proprio in testa la porzione, lasciargli andare una piattola. Una piattola, questo mi piace come termine tecnico. Il fatto che ci arriva male, deve anche stare attento a non prendere il birillo. Non ha messo neanche la prolunga, perché non mette la prolunga? O l'ha già messa e non l'ho visto. Vediamo. 8 ci sono, vediamo se non rimpalla, e rimangono 8, passa in mezzo. 3 volte 8. Mamma mia. Lo vediamo visibilmente. Censurate anche il pensiero di Caria, perché si sta sentendo in questo momento. No, questo veramente, mamma mia. Questo mamma mia, non mi aspettavo. L'ha scritta Hitchcock questa partita. Non mi aspettavo questa. E Caria con 8 punti chiude e noi prendiamo anche la bombola d'ossigeno.
Adesso mandiamo. Il terzo set si porta 2-1, se vuoi mandare il replay del tiro di chiusura. Fisso comodo. Pensa se lasciato da... Pensa se passano in mezzo. Sì. Pubblicità dopo questa gufata di... This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. Se vuoi ti dico perché Caria ha tirato quella palla là, sì, al sì, volo, sì, voglio, secondo me. Voglio, allora, voglio risposte. Uno per levarsi dal pallino, perché vai dall'altra parte, quindi. E poi, più che altro, sai per cosa? Per vedere da che parte era girato Fantozzi. Cioè, per capire... è quasi un segnale che chiedi al biliardo, ora qua si va quasi nel magico, però credimi che sono pensieri che i giocatori che sì. giocano da tanti anni lo fanno, e dici fammi vedere dov'è, come stiamo messi, che almeno so di che morte morire, devo capire. E allora ti vai comunque a prendere, perché ha tirato un tiro, non è che ha tirato una botta, ha tirato un due veloce, poteva fargli fare i birilli e scambiare il quadrati, quindi non è che ha tirato una botta, però lui, quell'altro si è salvato con anche lì una sfumatura favorevole, gli ha messo il pallino sul 3 di calcio, e lì dici ok, ora guardiamo dove stiamo e tiri, guarda sì. caso lui ha preso un angolo di corta, se prende la lunga beve, invece si è messo, ha pagato sfaccio, l'altro ha tirato di 3,5, non gli ha chiuso. Poteva farlo di guarda, ma ha fatto solo un birillo. Caria tira, fa 8 soltanto, si mette a 58, l'altro tira su 45, ruota, rimane di fisso. Sì, un segnale. Sì. Eri 1-0 per lui con una partita obiettivamente viziata da parecchie situazioni favorevoli. No, che e adesso ti ritrovi 2-1. Ti ricordi quello che dicevo all'inizio, però? Quando mi hai detto situazioni favorevoli, ho detto ci agevolano, non ci ostacolano. Sì, io stessa ti ho detto magari tra un po' succede il contrario. Certo, sicuramente. Quindi adesso intanto stanno partendo. Sì. Io ho fatto una considerazione convinto, anche prima, quando c'è stata una piccola pausa, parlavo della partita con Marcolin, che anche, ripeto, per Davide ci deve essere una compensazione, perché tutto sommato lui il suo campionato del mondo non se l'è goduto, poverino, no? E quindi ci deve essere questa bilancia. Ora non sarà molto d'accordo Caria, sicuramente, però Caria c'ha una voglia di vincere oggi, sì. È mostruoso. E ben venga, perché così ci regalano un bello spettacolo. Sì. Li vogliamo tutti e due belli, decisi e determinati. Sì, è stato un set un po' particolare, l'abbiamo sottolineato, magari un biliardo che ha cambiato tanto la resa, eccetera, eccetera. È stato non bello obiettivamente. Però insomma, se non sono in grado loro di provare ad adattarsi. Ma soprattutto hanno fatto, secondo me, per i giocatori che hanno voglia di imparare a giocare al biliardo, di capire il biliardo, ci sono tanti spunti invece in quel set per capire alcune cose della gestione del gioco. Direi tanti, sì. Tanto raddrizzata di Rizzo, che ha impattato il pallino. E qui, come non mi aspettavo... Il penultimo tiro di Rizzo nel set precedente, non mi aspettavo questo da Massimo in questo momento. Qui non se lo aspettava neanche lui. Sì, sono convinta. E Rizzo sfrutta bene questo acchito, realizza 8 punti e si porta a 14-0. Siamo nel quarto set, 2-1 per il Lombardo. Inizia un attimino zoppicante dopo
la conclusione del set precedente. Massimo in totale controllo proprio sul largo a creare questa diagonale. Bravo. E gancio largo per appoggiarsi a pallino da 4 per Rizzo. Tra l'altro colgo l'occasione, a parte che adesso siamo in registrata, non siamo in diretta, però lo sentiranno i nostri amici in un secondo momento. Volevo comunque salutare i nostri colleghi internazionali che ci hanno seguito in questi giorni. Ho ricevuto un po' di messaggi dall'Uruguay, dal Belgio, dalla Spagna e dalla Francia, quindi sfruttando probabilmente anche la somiglianza tra le nostre lingue, francese, spagnolo, italiano, certo. Qualcosa comunque capiscono, qualcosa l'hanno imparato giocando, qualcosa l'hanno e mi hanno appunto fatto sapere che ci stavano seguendo e dicevano tanti saluti dall'Uruguay, tanti saluti dall'Argentina, tanti saluti dalla Spagna, e quindi mi sembrava carino riportare Per alcuni anni questa cosa per i nostri amici che ci seguono e sapere che, far sapere che insomma siamo un po' fratelli sotto questo punto di vista, no? Accomunati da, certo, dalla passione per il biliardo. Tu considera che per alcuni anni siamo stati l'unico loro mezzo per vedere del biliardo, perché la nostra rete nazionale, la RAI, loro non la possono ricevere in chiaro, quindi neanche col satellite, certo. Quindi che cosa succede? L'unico modo che avevano per vedere il biliardo era guardare lo streaming. Adesso gli streaming sono anche quelli meno professionali rispetto al nostro. Sì, ci sono ovunque adesso, ci certo, e allora ormai hanno preso piede, certo. Sembrano passati da 2015, quando è iniziato tutto, al Mondiale di Milano, ad ora. Come tecnologia e come dove siamo arrivati sembrano passati 20 anni. 20 anni, se mi avessero addormentato e mi dicessero, no, mi facessero vedere le due casistiche, quanti anni sono passati? Ti direi. Intanto Rizzo parabola e abbatte il birillo prima di prendere la biglia, che non è neanche conto riuscito pari con la messa a trovare. Con la palla in mano che gli ha dato Caria, dai. Giù di mano Massimo Caria dalla parte dei Mancini a battere questo acchito. E lo tira meglio di me, che sono Mancini. Due ci sono. Arrivano gli 10. Intanto 13. Non una conduzione eccezionale della palla battente. Però lo scusiamo, dai. Sì, 13 fan classifica parecchio. Non solo, era il lato scomodo, diciamo così. Anche perché l'acchito non è proprio una cosa semplicissima, neanche quando lo tiri dal tuo di lato, no? Poi ti svelo un segreto, ma non lo dirà nessuno. Dica. L'acchito sta stranamente antipatico come tiro, sì? A Massimo Caria. Sì, non è un tiro che ama particolarmente. Ecco, a maggior ragione. Almeno così mi dice lui, perché io, quando lui parla, io faccio una cosa da buon allievo. Sto zitto e ascolto. Sì, quindi. Certo, giustamente. Tanto 26 a 19 il punteggio attuale, 2-1 per Massimo Caria per quanto riguarda i set. E pallino da 3 a portare le biglie parificate all'altezza del 20 per Massimo Caria. Bella questa. Queste scelte, vedi, sono scelte che nelle categorie più basse non vedi mai, ed è proprio il motivo per il quale serve guardare questi campioni giocare, per imparare anche da loro guardando. Bel traversino di mezzo colpo di prima per Rizzo, pallino in interdizione sul giro, quindi dovrà cercare idee. Fuori classe milanese, che da poco ha spento 61 candeline. Sì, è stato il suo compleanno giusto poco fa. Sì. Sa che Massimo sia venuto qui con l'idea di farsi un bel regalo di compleanno. Stiamo a vedere.
striscio e pallino da 4, ottima questa palla, ottima soprattutto per la forza, segnata la palla contraria. Risponde palla, sponde per Rizzo, per Davide, sì, che sfiora i brilli. Comunque anche Davide sta innescando, gli si sta innescando un processo di maturazione, sempre attaccante, ma fino a un po' di tempo fa non ci avrebbe pensato un attimo, avrebbe sparato la raddrizzata. Guarda come si sta rimodulando anche addosso all'avversario, in questo caso Caria, che fa i campioni. Caria intanto pallino da 3, sì, di pallino. Intanto vediamo se va al tiro di 3 sponde di calcio. Buono anche per lui. Dalla parte giusta dell'errore. Sì, sembra abbiano ripreso in mano, sì, il tavolo. Oltre averla guardata mezzo secondo, anche la naturalezza, sì, dello sviluppo del tiro. Qui sta sui birilli. Questa... sai perché? Per la posizione del pallino. Addirittura sfiorato, perché? L'ha anche fatto, mi sa. Sì, sì, l'ha fatto. Vedi, come ti dicevo, la posizione del pallino chiama la parte che vuoi andare a cercare della palla. Stretto e probabilmente corto. Questo trasponde di calcio. Caria. Di 3 passate questa. Vediamo. Andare in lunga. E questo traversino, anche questo ha tradito tutti indistintamente, quindi questa squarciata della lunga superiore, di sinistra in questo caso. No, anche perché vorresti non vederli fare questi errori. No, di questo credimi Milena, non te ne capaciti mai. Cioè che puoi riuscire a squarciare un traversino che lo vorresti così tutta la vita, in quella, proprio se mi dici, sì, come lo vuoi quel traversino, sì, lì così, mettimene, sì, lì così, sì, perché ce l'hai, non devi, la devi un po' rallentare, quindi ce l'hai di colpetto corto ad andare in lunga, proprio che ti aiuta a tenere dritta l'altra, cioè, tu mi dici dove lo vuoi il traversino, io te lo metto, sì, lì, sì, sì, mettimene lì, fa male al cuore infatti, sì, quando succede questo, sì, ma proprio ti tocca proprio dentro e dici, ma poi non si può dire veramente cosa si pensa, però ecco. Sì, ma di positivo e di poco colorito niente. Esatto. Anche perché te lo pregusti prima di tirare, no? Sì. Senti, sì, già l'acquolina in bocca, non so come... Ma lo vedi anche, cioè sì, nell'immaginario, certo, te lo costruisci il tiro. Allora ti svelerò un segreto. Tecnicamente, nella routine pre-tiro del campione, quindi nelle 6 fasi che antecedono il tiro, routine pre-shot o pre-tiro, la quarta è proprio la visualizzazione. Certo. Quindi visualizzare il tiro prima di effettuarlo, che sia neutra, cioè vedere le biglie, quello che stiamo vedendo adesso senza il giocatore di mezzo, in prima persona, come quando sei tu a tirarlo, o non in terza, come se lo vedessi da fuori, ripreso o da una in terza, ripreso da una telecamera, come se tu ti stessi guardando per esempio con gli occhi del pubblico. Certo. Quindi quelle sono le 3 modalità di visualizzazione nella routine per tiro, e aiuta tantissimo a preparare il sistema ad eseguire quel tiro, che lo prepari mentalmente in anticipo all'esperienza. Guarda, mi viene in mente questa cosa qua, guarda quanto colui che è stato considerato a volte, no, un visionario del biliardo, parlo di Carlo, quando diceva queste cose, e mi disse questa cosa tanti anni fa, il fatto che, ricordati che se tu riesci a vedere un tiro, il disegno, prima di tirarlo, è come se tu facessi un disegno a mano, oppure un disegno ricalcato, è più facile da ricalcare, no? Esatto. Tu lo vedi, è come, esatto, se stessi ricalcando. Esatto, esatto, corretto. E ti stavo dicendo, guarda quanto poteva cerebralmente, no, essere avanti. Sì, ma infatti gliel'ho sempre detto che
potrebbe considerarsi uno tra i primi mental coach proprio del biliardo. Il fatto di giocare la partita in poltrona sul divano, sicuramente tante volte raccontata. Me l'ha detto, gioca sul divano, sì sì, quando è arrivato il primo lockdown mi ha detto che non puoi andare ad allenarti, gioca sul divano, sì sì. Intanto la preparazione alla gara, che la gara si pensa una settimana prima, una settimana dopo, sono tutte cose che poi sono diventate attuali nel tuo lavoro. Assolutamente. Intanto, secondo errore di Rizzo, proprio su un giro identico, anche prima era rimasto leggermente corto, quando Massimo aveva giocato non lo scambio, qui lo giocherà per la posizione del pallino, qui gioca di scambio di prima. Intanto ha realizzato 6 punti Rizzo, e vediamo intanto la risposta di Massimo che ne fa 12 e vediamo il pallino. Vediamo se arriva anche il pallino. No, purtroppo ha tirato troppo bene per il però guarda che rimanenza, 10 punti. Oddio, un filino ancora in più sotto il castello sarebbe stata micidiale, eh? Sì, però guarda, tutto sommato. Sì, sì. Dici, ci accontentiamo. Ma parecchio, sì. Che bella cosa ha fatto Davide Rizzo. Bravissima questa. Mamma mia, che gestual, che gesto. Altra dimostrazione di strategia e abilità tecnica. Che bella cosa che ha fatto. Con Cari a 52, lui a 43. Mamma mia. Bravo, bravo, bravo. Sì, decisamente. E qui, conoscendo un e po' di geometria. E ora sta Cari a rispondere. Sai che avrei potuto scommettere gli ultimi soldi che avevo in tasca, ti avrei potuto dichiarare anche i birilli su questa falla qua, davvero la gioca in un modo. Sì. Sai perché? Due riferimenti fissi e un po' di amor proprio. Rizzo, giro, a ritornare nel medesimo quadrato. E vola nel castello, altri 4 punti. 4 punti. E Caria qua, no betting la scelta. Gioca a giro, a ritornare probabilmente nel medesimo quadrato. Sul largo può fare 6-3-9. Non penso si... Non, a parte no, aspetta, si è mosso, l'avevo vista da un'altra inquadratura. No. Vediamo. Pensavo come fosse molto più staccato. Ma lo sforzo è lo stesso, sai? Tira lo stesso. Sì, sì, lo sforzo. Questo. Eccolo qua. E chiude Caria. 12 punti. Pensa, l'ho vista da due telecamere, mi sembravano due tiri diversi. Poi quando l'ho rivista dal basso dico sì, quello è il tiro. Sì, inganno. Sì. Intanto vedete il replay del tiro di chiusura di questo quarto set, di questo terzo set, scusate. No, quarto set, quarto ho detto set, giusto. Sì. E pubblicità per noi. Massimo Caria dall'1-0 al 3-1 in un modo da manicomio. Nonostante qualcuno. Tu non abbia parlato di nodino né nodo né nodone stavolta. No, io fino a questo momento qui l'avevo già vista, mi devi credere, a volte sono quelle sensazioni, io l'avevo già vista quasi così questa finale. Sono quelle cose che ti lascia in dono l'esperienza, le tante partite viste. Qua può subito partire forte Caria. Purtroppo mi sa che non riuscirà a realizzare punti stavolta. Qua adesso secondo me Massimo deve controllare. Vedi, adesso la sfumatura favorevole al contrario, non è andato lungo, l'ha sbagliato completamente, ma Rizzo non ce l'ha pulito il tiro, se lo deve guadagnare. E quelli che prima erano 8 diventano 2.
Non, l'unica cosa che Massimo, secondo me, non deve fare è quella di farsi attanagliare il cuore dalla voglia di vincere, nel senso che. Quello di cui parlavamo prima, Eh sì. infatti. È un po' di tensione addosso ce l'ha comunque, eh? Perché questa è Beh. una delle. Ma mi fa già specie, guarda, ti dico la verità, che l'abbia cercata da quel lato lì, che è una delle situazioni di smezzata più brutte, no? In luogo del Duomo di Trento. Intanto Guarda, stavolta passa in mezzo a lui. due volte, guarda che roba, guarda com'è cambiato il vento di questa partita. No? No, ora qui non era, ci sta, però vedi, è passato in mezzo. Vediamo se riesce ad approfittarne il milanese di questo momento non felice, invece adesso per Rizzo, sotto di 3-1. E la dimostrazione è questa qui, capolavoro di Massimo Caria. Questo traversino di parabola di Io devo misura. raccogliere la mascella come nei cartoni animati presente con. Mi hai vista la rete? Allora, chi ci segue non può Anche perché avermi non vista. c'era da curvare poco, Sono rimasta in silenzio perché mi stavo un attimo riprendendo da. Bravissimo, questo gesto tecnico. grazie alla Oh. regia che ci ripropone questo tiro. Ha scavato verso il Bravo, basso, l'ha davvero, seccato. bravo, bravo, bravo. Capolavoro. Giro ad andare avanti di Caria. È E ancora palla che si. ancora la stessa identica cosa, siamo alla terza volta adesso, eh. Tre Ma volte per Caria, qua una sono volta per Rizzo. le palle adesso non stanno più staccando proprio. Sembrava l'avessi aggiustato prima però, quando Fatto aveva da una. rischiato quasi lo striscio Qua per. non aveva alternativa di trattamento, era a colla, se no lo tirava forte. Se no, credimi, Milena lo tirava forte perché ha visto che gli si avvitano con la in spinta. Quindi. Sì, infatti. Però non me l'aspettavo perché ora ne è Prova. conscio. Ha fatto un giro in più però questa palla. Sì. Tira il girone. Diamola a Lo conosci sentire. questo schema? Intanto Massimo, questo schema. Sì, questo è uno schema perché vedi che lui tira il girone, tira il girone sicuramente, vedi che sul girone c'è il pallino e chi se ne frega, cioè se passi fai il girone, conservi lì la tua, se prendi il pallino può andare dentro il pallino subito di fisso e la battente e la gialla di traversino. Ok. Se passi fai così. Interessantissima questa forza che ha dato. Sfruttare la posizione del pallino in caso l'avesse fatto, giusto? Ci è riuscito quasi a fare la perfezione. Bravo Massimo. Massimo però non deve sottovalutare il carattere di Rizzo, perché. Sai che non penso proprio che lo stia facendo. Ora oggi non dovrebbe intervenire neanche la stanchezza perché hanno giocato stamattina, poi comunque hanno avuto modo di rilassarsi, di rifocillarsi. Insomma, Cari è abituato a giocare tante partite. Gira il pallino da 4 di colpo. Vediamo se evita il rimpallo. Riesce a evitarlo. Passa, nonostante quello non realizza punti. Oddio, le steccate, ti dico il vero, mi sembra un po' di uno che ha voglia di Sì, chiudere, infatti stavo dicendo, non è che mi sembrasse, oltre alla velocità, anche proprio il fatto di come aver mollato proprio una cosa che non voleva, una patata bollente, eh? no? Un po' quella, no? C'era un grosso problema di Un rimpallo. po' quella sensazione lì, vero? Rizzo. Rimpallo in terza. Aveva tenuto da Dio la sua Sì, comunque, hai sì. visto? Il trattamento della propria biglia era veramente degno di nota. Due sponde per Caria. Leggero effetto. Un 33%, come piace dire a lui. Difficile
difende bene, costringe all'appoggio rizzo. Appoggio dettato dal fatto di qui che Caria è destro. Dall'altra parte con il pallino in quella posizione non avrebbe avuto senso l'appoggio, perché... E qua Caria cerca di creare lo stesso, mamma mia, la diagonale da dietro alla schiena, di striscio. Cosa sta facendo? È al contrario, Max. Era una roba dura. Se fosse stato di mano, le biglie sono dritte, tu sollevi un filo la stecca, fai una piccola parabolina, quindi crei una diagonale di striscio, come se la palla non arriva più dal dritto, ma dalla tangente alla curva per cui, che descrive. Certo, come se venisse dall'esterno. Ma esattamente. Soltanto che fatto di mano è già difficile. Fatto con la mano dietro la schiena è rovina. No, proprio veramente chiedere altro che fantozzi. Esatto. Ci vuole la signorina Silvani e tutto il resto. Esatto. Qui meno male per Caria, signorina Silvani era Anna Mazza Mauro. Beh, bellissimo tra l'altro, la parte del film sul biliardo è bellissima. Aia, qua allora, è ufficiale, la tensione è arrivata. Adesso bisogna vedere se accompagnata dalla tensione è arrivata anche la fortuna e anche qui poi Poggi e Buca fanno piano, perché adesso non gli sta partendo niente. No, infatti in questo momento... E qui la prima punizione non era arrivata. E tra l'altro pulitissima e precisissima, un bel 10 pulito. Giustamente ne approfitta, è lì per quello. Pallino da 3, per Caria. E guarda, tutto sommato... No, è dritto. Sai è che... Dritta, di palla piena. Intanto 36-17 per Davide Rizzo, che in vantaggio in questo quinto set. E fa un altro 10, più... Vediamo il pallino... 14 2 tiri 24. Bravissimo. Non sono pochissimi. Bravissimo Davide. No, per niente. Abbiamo visto anche ieri con Marcolini e Gualemi 24 in 2 tiri, proprio no. Non è affatto poco, direi. Un 8 che fa morale. 8 punti, sì. Per Massimo. Se ti ricordi come quella di prima di Marcolini, che ti ho detto. Sì. Fare il 4. Tutto quello che viene. Intanto vediamo la risposta di Davide, che sta a 10 punti dalla chiusura, e se li fa adesso. Che bel passaggio che ha trovato. 8 ci sono, sì. E 8 rimangono. Vediamo se rischia la super steola proprio per fare il miracoletto finale. Massimo, no, con questa forza direi proprio di no. Ha giocato a levarsi dal pallino. Non se l'è sentita di rischiare. No, no, ma poi aveva questa strada. Serviva qua poteva... il bisturi. No, era... Lì ce ne servivano due. Due di bisturi. Altro che chirurgico. Vediamo intanto Davide. Bricolla. Centralizza comunque le biglie, non realizza punti, ma... Realizza una copertura e adesso Massimo al tiro di Garuffa. Ecco, gliela tirata proprio con l'obiettivo dei birilli, tanto era un dentro fuori. E rimane fuori, sì. Sì. Messo in archivio questa... E Davide conclude questo set. Qui chiede pausa, matematico. Si portano sul 3-2. Intanto vediamo il replay del tiro di chiusura di Davide. E pubblicità per noi.
era iniziata subito la sembrava parte. Avessero chiesto una pausa, invece no, non è così. Pensavo io chiedessero la pausa. Invece sono già sul campo. Vediamo se si è dimenticato questa partita. E vediamo se Rizzo si è ricordato di avere il suo proverbiale carattere. Due punti per lui, questa dritta di un passaggio. Devo dire però davvero che la prossima volta dobbiamo portarci popcorn. Poi faremo a turno mentre uno mangia l'altro pane, però sì, perché il popcorn e godersi una finale così non è eccezionale. Il senso è veramente che momentuccio che sta passando Massimo in questo momento. Li vorrebbe lui forse i popcorn. Lui si sta sognando sul divano di casa. Sì. Vediamo intanto la risposta di Davide Rizzo. Che fiammata, che bella steccata, ragazzi. Partendo dalla mano sul legno, stecca alta, signori, cioè. No, delle qualità di colpitura. Comunque abbiamo visto passare su questo video televisivo dei colpitori. Sì, decisamente. Quello che mi ha impressionato di più, comunque, anche se nonostante nell'ultimo set ha commesso degli errori, è stato Caratozzo. Mi ha veramente impressionato. Ma forse anche perché hai notato maggiormente, come dicevi anche tu, la sua evoluzione, tutti, no? Quindi il suo continuo miglioramento. Quindi guarda, andando in albergo ieri sera ero proprio con Massimo, parlavamo di Caratozzo, mi hanno detto: mamma mia, quanto può essere bravo davanti quel ragazzo. Quanto può essere bravo a biliardo? Sì, sì. Poi con la voglia che ha di migliorare, comunque secondo me è solo una questione di tempo, non sarà molto che arriverà. Beh, vice campione del mondo. No, cioè, intendo, arriverà magari una maggiore maturazione, certo. Questo intendo, no? Come ha detta sua, anche nell'intervista, vedi che l'ha detto, cioè è molto umile quel ragazzo, a me piace molto. Stavo guardando, a proposito di ragazzi, che l'arbitro dell'incontro mi sembra Alessandro Cetrangolo, che è un ragazzino, ormai non più tanto ragazzino, quando lo conobbi io era nei ragazzini, di bellissima speranza, una bellissima steccata. Vediamo se è lui, non vorrei essermi, però intanto, adesso con la mascherina sì. Puoi prendere anche degli abbagli. Intanto divisione per Davide Rizzo, che non gli è riuscita completamente, quindi lascia una sponda biglia per Massimo, che lo fa un po' sul largo. Comunque si stanno avvitando quasi tutte le biglie adesso, gli stacchi piano sono brutti. E allora l'ora è questa, 17:50. Questo sembra quasi l'ora del diavolo. Ma dico, a livello di regolamento, sì. A questo punto della partita di solito devono passare i tre quarti della partita per sì. Chiedere, no? Su 3-1. Ecco, per quindi siamo alla pausa. Ok, pausa o sono al 3-2, non si potrebbe chiedere una pulita di biglie piuttosto che un. Non gli fai mica niente. Sì. No. No, è proprio. Dopo due tiri sei di nuovo punto a capo. La pesantezza dell'aria, l'aria che la sera. Poi considera che abbiamo il mare vicinissimo, . Il mare non è proprio un grande, cioè no, il biliardo non è un grande amico certo, del mare. Certo. C'è Caria che per il momento si è spento come una candela. Vediamo se si riaccende, se ha voglia di. Questo girone è stretto per Davide. Buon per Davide e bravo Davide che non ha portato la battente in corta ma l'ha lasciata sulla lunga, se no sarebbe sotto di un angolo in arrivo pallino 3. Caria adesso infatti, lo sapevo che andava di là, va a vedere di calcio la possibilità di giocare a due sponde per fare il fisso praticamente alla palla gialla e mandarla verso il pallino. Giocando essenzialmente la forza della gialla, perché la sua correrà abbastanza, ritornerà più o meno nel centro se la prende da Birilli, secondo me. Poi dipende da quanto taglio mette. Ma. Questi, guarda questo tiro per esempio, sono proprio. Eccolo ecco. Qua. Esatto. Invece ce l'ha fatta a farla correre poco, bravissimo Massimo, a parificare addirittura, capolavoro di Caria, capolavoro.
disegnato con le mani. Stavo proprio per dirti prima che tirasse. Questi, ecco, guardiamo il replay della bellissima esecuzione di Massimo. Questo è un tiro che i nostri amici si devono mettere parecchio a memoria. Ecco, questo stavo proprio per dire questo. Quante volte ci sono le biglie in questa posizione, per esempio, e non sai cosa giocare. Carriere vi ha appena dato un esempio di che cosa si può fare. E avere tanta memoria a ricordarselo, perché non sono schematizzabili queste. No, infatti, infatti. Basta che cambino di un attimo. Lui ha aumentato l'effetto proprio per arrivare da un angolo che rallentasse un po' la sua, se no la sua andava nel mezzo. È vero che andava nel mezzo a colla, non succedeva. Intanto raddrizzo per Massimo. Palla. Qui si è spostato proprio con la steccata, scomposto molto la meccanica. Rizzo in risposta. Vedrai che li butta giù e incolla la sua alla sponda corta. Questa è lunga, però. Questa è lunga e c'è quel pallino lì che potrebbe essere un buon obiettivo per. Probabilmente anche uno sfogo, no? Un po' uno sfogo di. Ogni tanto ti partono quando sei colpitore, cioè quando c'hai il braccio, no? Dici di no? Sì. Chi è colpitore tende a farle partire lunghe, chi è più rifinitore tende quando non ti parte più il braccio, non ti parte più. Quando sei in tensione non ti parte più. Vedrai che secondo me Caria sta percependo che non gli sta partendo il braccio e se è lucido porterà la partita su binari di Via alternative. Sì, di alternativa, di cose miste. Non a viso aperto, perché capisce, ha quell'intelligenza lì Massimo, capisce che non è il momento. Ma è anche questa la sua forza. La capacità del campione, capire i propri pregi ma anche i propri limiti. Anche se qui contestualizzati è anche solo del momento. Sì, certo. Angolo di terza, arrivo pallino 3. Vediamo se si apre. Ottima la condizione della battente comunque, quindi già un obiettivo raggiunto per Caria. Il fatto di riuscire ad addormentare la battente sulla lunga. E qui. Qua che sia riuscita a partire questa steccata con lo steccone. Scomodo tra l'altro, perché steccone ok, ma steccone è scomodo. Girone per Rizzo e pallino 4. Qui sfiora tutto. Da noi si dice un quasi tutto e un bel niente. Esatto. Non so se si dice così anche in altre parti. Tanto 17 a 11. Pallino da 3 per Caria. Vediamo. Penso. Sì. Vedi? Non tira più. Onestamente questo ti sembrerà davvero strano, ma l'avevo pensato anche io. Bene. Solo che ho imparato adesso a non dire più niente, perché se sbaglio almeno non faccio figura. Hai capito? Politica. Almeno se non. Però ti giuro che l'avevo pensato. Ho detto io quasi quasi qua un pallino da 3. Sì, perché. Però l'ho pensato, sono stata zitta, ho detto meglio evitare. Proprio si è proprio visto, ma. Era abbastanza chiaro che vedendo appunto che il braccio non reagisce, che deve trovare alternative, non può farci appallare. Ma anche ti dirò, sai che io faccio fatica a resistere alla tentazione di far andare il braccio, no? Anche con un braccio a posto, magari. Qua tira perché c'ha buono anche lo stretto per arrivare dietro al pallino da 3. Vediamo. Vabbè, esci, vai. Dopo questa, bravo, 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 bravo lui e bravo tu ad averlo anticipato. Bravo Massimo ad avermi insegnato queste cose, perché queste sfumature proprio me le ha insegnate. È bella anche la risposta di Davide Rizzo, però è grandissima risposta. Sì,
decisamente, che non solo prende biglia ma realizza anche 4 punti. Bravo Davide. Vediamo se ha l'angolo di scambio. Brutto, l'angolo di scambio ce l'avrebbe di passaggio, però lascia giù il pallino, però secondo me. Vediamo. Angolo di scambio e pallino da 4, angolo di scambio di misura. 6 punti. Se prende il pallino gli stoppa la corsa lì. 23-21. La perfezione, Era difficile quel pallino lì. Rischiava per tagliare troppo, rischiava di rimpallare. Rizzo. Tanto ottima anche la risposta di Davide, ineccepibile. 4 punti, sì. Biglia perfettamente a posto. Sì, Alessandro Cetrangolo, comunque l'arbitro. Speccatino, ragazzi. Tanto 23, Massimo Caria 25, Davide Rizzo 3-2, punteggio dei 7. Pallino 4. Qua è facile volargli dietro. E dalla reazione di Massimo, guarda, vediamo che non. Ti dico che Massimo, questa cosa qua, sai perché l'ha fatta? Perché l'aveva visto che ci girava dietro, era difficile prendere. Intanto ha incollato la biglia di Davide sulla lui sponda corta. Lo deve portare qua, lo deve portare a rischiare. Se stecca rischia, alta, sbaglia. Vediamo cosa fa. Questo non sbaglia, hai fatto quello lì. Legatelo, mamma mia, bravissimo Davide Rizzo, bravissimo. Stecca alta, mano sul legno a tutto biliardo. Questa fa male. Sì. Mamma mia, questa è un dritto nel muso. Diamo la risposta di Caria. Che non è da meno e risponde con un altro capolavoro. Bravissimo Massimo. Questi due qua sono finti. Li ringraziamo perché ci stanno regalando veramente tirato fuori. Un gran bello qua, spettacolo. Qua è stato bello fermo, è entrato bene nella palla. 12 per Massimo Caria. 35-37. È mono scelta questa, però è brutta, distante dalla sponda. Gioca di sponda lunga a mettere di sfaccio la bianca dietro al pallino. No, buona nella parte del tiro. Questa. No, io stavo dicendo altro. Facciamo come nel taekwondo. Quella dei gesti che uno fa. Dei suggerimenti, sì, assolutamente, voto a favore per tutti noi, un po', poi dopo. Hai presente il tiro che gli ha giocato prima? Sì. E lo rigioca pari, a venire, gioca di due sponde, a fare il fisso, a venire a pallino da 4 e a mettergliela a 3 metri. La sua prima però è venuta di qua. No, è andata sulla lunga. Fa lunga, corta, fisso e pallino da 4. Era venuta un po' in mezzo al mare, vediamo. Eccolo qua. E nell'errore fa il centro. Ecco. Perfetta. Questa è perfetta. Ai nostri amici diciamo, se vi allenate a queste palle fatelo, perché veramente come consiglio, allenatevi anche a capire qual è la tolleranza, se è meglio prenderla da una parte o dall'altra, e voi da soli potete imparare una vostra soluzione per capire come salvarvi in queste situazioni di gioco. Sì, certo. Per il 3 e il 4. Doppio tocco, Questo è un brutto segno. Lui ha giocato di taglio buono per farsi buono sia il 3 che il 4. Di pelo fa il 3 e va via con la sua. E se entra fa il 4. Caria, vediamo se si fida a forzare questo angolo. Non può fare altrimenti. E l'ha preso negli occhi. Bravissimo! 10 punti. Ciliegia pulita, 10 punti pulitissimi. 10 punti di angolo ci stanno un po' poco come angolazione, però. Fa niente, tu lo vedi che io mi sto esaltando sempre di più ormai, no? Sono qua che faccio fatica a stare seduta, quindi lasciamela passare. Due modi tre per Rizzo. Diamo un replay intanto, ok.
sta sullo sfaccio, sposta la palla battente dal lato del pallino. E qui se lo vede, se vede palla, gioca il giro ad arricciarsi sulla lunga. Ad arricciarsi, sì. Che detto da me tra l'altro, intendo sì. Dire, cioè apprezza lo sforzo. Gira in garuffare, arricciarla sulla lunga, eccola qua. Tolleranza questa che ha tirato massimo, ma i larghi bisogna andare, bisogna limiti andare stretti. Qui la strada è impegnata sia per il giro che per il girone, quindi o ci tira su quel pallino lì o tira Steo. Secondo me tira sul pallino. L'ha fatta passare, mamma mia. Ma dove è passata questa? Non so, però. Mamma mia. Ci sono gli elfi, come si diceva una volta, veramente. Li ha portati da casa, però. Questo qui bravissimo. Può essere il tiro della partita. Mamma mia. Sai perché? Se gli gioca, se ha il traversino di misura, appoggiarsi al 4. Proprio gioca la forza della gialla e la sua viene fermata dal pallino. Dieci punti di carriera, vediamo. Pensavo lo fermasse di più il pallino, però un impatto benevolo della battente sul pallino gli porta in dote 10 punti, lo porta a 55 a 43, match point. Oh mia, che tensione però. This is the match point right now. Non ero più abituato alla tensione di gara. Sai, nelle fasi finali ho fatto diventare anche blu il cielo sopra Lugano invece che azzurro. Quando Agnello tirò il 4 di chiusura del campionato del mondo a squadre, dissi il cielo è blu sopra Lugano. Mi hanno preso in giro anche le piastrelle. 4 punti per Rizzo, ma e Caria ha il match point, yeah. Con un giro e pallino da 4 o giro e basta. Se vince esplode, questo giro non alza solo il pugno, questa volta non alza solo il pugno, se vince esplode. Silenzio, ragazzi, ci posso sì, sentire. No, io qui silenzio totale. Pallino da 4. 4 ci sono. E chiude Caria. Chiude l'incontro, lo vediamo. E Massimo Caria in un gesto vince di grande gioia. Con una personalità incredibile questa tappa, un Massimo Caria maiuscolo. Pronostico azzeccato, complimenti, nasce bene, sia per la seconda tutti, semifinale che per la finale. Ci avevo visto, te l'ho detto, l'avevo già vista questa partita, io devo fare veramente i complimenti. Vabbè, Davide c'è sempre, ormai Davide è una realtà, è stato un po' fortunato e questo avvalora anche la prova di Caria che ha avuto la forza di stare lì. Però ho visto Caria in questi giorni, l'ho visto ieri con Quarta, ho visto un Caria davvero totalmente sopra le righe e gli devo fare davvero, davvero i complimenti a quello che è stato mio maestro, quindi sono contento, non me ne vogliate, io non tifo per nessuno. Però no, obiettivamente no, giusto, rivedere questo giocatore vincere, ce l'aveva sfiorata ad Arco di Trento in finale con Marcolin e adesso ce l'ha fatta e se lo merita per 14 anni nei professionisti, festeggia sì. Così il suo compleanno Massimo sì, Caria. Sì, sì, gli facciamo assolutamente tutti i nostri complimenti, li facciamo anche a Davide ovviamente che sì. È stato un degno avversario, quindi per una fase anche della partita gli ha dato un bel filo da torcere, sì, sì, quindi insomma è riuscito a mandarlo, non diciamo in tilt, però gli ha procurato dei momenti di buio che insomma non sono facili da procurare no. A Massimo, no, non è così facilmente no. Influenzabile, quindi sicuramente un plauso anche a Davide Rizzo che l'ha combattuto e ha tirato delle biglie, effettivamente capolavoro anche Davide, quindi siamo tutti contentissimi per Massimo, però tanti complimenti anche al secondo classificato
E noi vi salutiamo da quel di Salerno, finalmente abbiamo il nome del vincitore. E ci vediamo alla finale dei campionati italiani, speriamo con un po' più di libertà. Grazie a voi che ci avete seguito. Fammi finire i ringraziamenti, che voi devo ringraziare anche te, che mi tagli il ringraziamento al mio socio, non me ne voglia, Biondi, ma come ti devo chiamare? Sul Sucino. Quindi ringraziamo tutti i nostri amici di Billiard Channel che ci hanno seguito, finalmente dopo mesi saranno stati contentissimi anche loro. Ringraziamo la regia Mirko Bianchi, Youtube Regia, Claudio Bertoli e Fabian Arlt, tutto lo staff arbitrale, i co-direttori di gara, tutti gli organizzatori della manifestazione che si sono impegnati, la FIBIS anche a livello regionale con il presidente Boccia che ha fatto in modo che tutto fosse possibile anche per la realizzazione del rispetto delle misure anti-Covid, esatto. Quindi tutte le persone che sono state qui con noi e ci hanno guardato, Valentina che è stato un supporto fondamentale per lo svolgimento, dottoressa Valentina Spada, sì. E Federica Ronchi, anche se non ha potuto essere qui con noi fisicamente, comunque è stato un aiuto prezioso. Potremmo andare avanti fino a domani, insomma, se tutto abbiamo lo staff di Billiard Channel, ringraziamo tutti famiglia. Quanti, esatto, è stato bello ritornare davvero dopo Arco, abbiamo aspettato tanto, è stato bello commentare con Gianluca Nascimbene. Altrettanto salutiamo anche il mio socio. Salutiamo anche Nicola Biondi, che non me ne voglia per averti chiamato socio. E ci salutiamo, ma con un grande abbraccio e con un grande sorriso, perché tra poco, un paio di mesi, ci si rivedrà di nuovo sul Pallo Verde. Speriamo con un po' più di libertà. Sì. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao.